Placido Rizzotto era suo zio, lei ne porta il nome, un'eredità importante con la quale lei convive pur non avendolo mai conosciuto. Sì, esattamente. Infatti io non ho conosciuto personalmente mio zio, porto il nome appunto perché sono nato subito dopo la sua sparizione, ma noi sapevamo che era stato ucciso perché già le prime indagini avevano appurato, anche se poi i tribunali non avevano confermato la tesi che si sosteneva in famiglia e che sosteneva Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono nato esattamente 3 anni dopo. Questo nome che io porto mi ha, diciamo, condizionato in bene perché mi ha dato un senso di responsabilità maggiore. Io sono nato e cresciuto in una famiglia dove il problema mafioso si conosceva bene perché l'avevamo subito. Avevamo una cultura diversa, la famiglia si era ribellata, non solo Placido Rizzotto si era ribellato alla mafia, ma la reazione dopo la sua morte di tutta la famiglia è stata proprio quella di lottare per ottenere giustizia, per cercare di avere restituito il corpo. Non ci sono riuscite, ma hanno lottato sempre, a lungo non si sono mai arresi. Io ho raccolto questa eredità perché mi sono sempre sentita questa responsabilità. Nonostante tutti gli anni passati, ho sempre cercato di raggiungere questo risultato e ci sono riuscito. È stato un momento bellissimo, non solo per la famiglia Rizzotto, perché Rizzotto è un simbolo di un periodo storico che va dal dopoguerra per le lotte contadine. Purtroppo l'ignoranza ha fatto sì che la mafia prosperasse per tanti anni. Non solo l'ignoranza, ma anche la connivenza di certi settori della politica, delle istituzioni. Noi abbiamo dato un contributo perché questo diventi sempre più difficile. Lei ha conosciuto Placido Rizzotto soltanto attraverso i racconti dei suoi familiari. Che idea si è fatto di lui? Com'era? Era una persona buona, buona e generosa, e anche attraverso testimonianze di persone che l'hanno conosciuto che non erano familiari, perché magari il familiare tende a mitizzare. Era impegnato nel Partito Socialista, era segretario della Camera del Lavoro, era il presidente dell'Associazione Reduci e Combattenti, era stato partigiano ed era veramente uno che aveva lottato per affermare la democrazia in Italia, per sconfiggere il fascismo e per fondare una repubblica che doveva essere fondata sui diritti, sulla legalità, sul lavoro. Era anche religioso, non era un bigotto comunista. Lui distribuiva tutto agli altri, a chi ne aveva bisogno. Ed era veramente una persona coraggiosa, aveva lottato con i partigiani, quindi era un uomo d'azione. La mafia lo temeva per questo. Ci saranno state 6-7 persone quando lo hanno sequestrato per ucciderlo. Vigliacchi, perché in un'occasione precedente mio zio Luciano Ligio, che era l'astro nascente tra i boss di Corleone, lo aveva appeso all'inferriata della villa comunale, gli aveva fatto fare una figura veramente meschina. Probabilmente questo avrà influito sulla ferocia con cui poi si è accanito contro mio zio nell'uccisione, però l'ordine gli era arrivato dall'alto. In virtù degli elementi nuovi, dei ritrovamenti, dei resti, l'inchiesta doveva essere riaperta, però tecnicamente sarà chiusa perché manca gli eventuali colpevoli da condannare, perché sono già tutti morti. Non potrebbero essere comunque condannati perché sono già stati assolti fino alla Cassazione, quindi per sentenza passata in giudicato, quindi tecnicamente questa inchiesta dovrebbe essere chiusa. Noi invece, come famiglia, come CGIL e come associazione di tutti i familiari delle vittime di mafia di quel periodo, chiediamo che invece l'inchiesta rimanga aperta perché noi vogliamo riscrivere le pagine di storia di quegli anni. Perché questa strage di sindacalisti ha fatto sì che è stata sterminata una classe dirigente che stava nascendo, sostituendolo invece con una classe dominante, direi io, collusa con la mafia. E questo ha rovinato non solo la nascita della Repubblica in Sicilia, fuori abbiamo condizionato l'andamento della Repubblica italiana. Il 31 maggio a Roma la presentazione dell'osservatorio Placido Rizzotto, promosso da FLAI CGIL e presieduto dal procuratore della Repubblica di Torino Giancarlo Caselli. Andrò domani a questa cosa, che sarà un momento sicuramente abbastanza significativo per gli scopi che noi ci prefiggiamo. Placido Rizzotto non è stato dimenticato, sono segnali importanti questi. No, non è stato dimenticato assolutamente, non lo era mai stato, ma quello che è successo il 24 maggio a Corleone, la partecipazione di
di tutti, cioè non è che c'era la CGIL, c'era la famiglia, ma anche gente normale. Forse in questo momento che stiamo attraversando, dove c'è un attacco spietato ai diritti dei lavoratori, al mondo del lavoro, si sente ancora di più la mancanza di chi combatte per questi ideali, e quindi ha suscitato questo clamore, questa commozione, questa partecipazione, perché probabilmente in questo momento c'è bisogno di riflettere su questi argomenti.